Dunque, per DSA si intendono i disturbi specifici dell'apprendimento che fanno parte dei disturbi del neurosviluppo e riguardano una o più abilità specifiche dell'apprendimento. Si presentano in alunni con un quoziente intellettivo nella norma, quindi bambini intelligenti, assenza di disturbi uditivi, visivi, neurologici o motori. E la difficoltà non può essere imputata ad uno svantaggio socioculturale, ad esempio, non so, una famiglia che si trasferisce in un altro stato per cui appunto non conosce la lingua. E in base a questo appunto, i disturbi specifici dell'apprendimento, li possiamo suddividere in quattro categorie. La dislessia, ovvero una difficoltà di decodifica, quindi un disturbo della lettura. Ed è appunto una difficoltà della decodifica del testo scritto. Quindi, dopo lo spiegherò meglio, comunque normalmente sono bimbi lenti nel leggere. La disortografia, ovvero un disturbo nella scrittura, intesa come capacità di codifica, dei fonemi, dei suoni della lingua. La disgrafia come un disturbo, dell'abilità grafomotoria, ovvero proprio della realizzazione manuale del tratto grafico delle varie lettere e la discalculia come disturbo dell'abilità del calcolo, cioè capacità di operare sui numeri e sulle quantità. Come avevo accennato prima, appunto, queste difficoltà possono presentarsi, possono essere riconosciute attraverso i cosiddetti campanelli d'allarme, ovvero dei segnali che possono aiutare la famiglia o anche gli insegnanti, gli adulti che lavorano col bambino, a vedere in questo bimbo non solo una lieve difficoltà, ma proprio un disturbo, quindi eventualmente indirizzarlo a fare un approfondimento diagnostico. Già la scuola dell'infanzia, quindi bambini di 3, 4, 5 anni, possono presentare delle difficoltà specifiche che potrebbero avere una ripercussione negativa sull'apprendimento della lettoscrittura. Queste difficoltà possiamo dividerle in tre categorie: difficoltà comunicative e linguistiche, motorio-prassiche, uditive e visuospaziali. Quelle comunicative e linguistiche riguardano appunto il linguaggio, quindi sono bimbi che hanno una scarsa conoscenza delle parole, un lessico molto povero, hanno difficoltà a memorizzare filastrocche, rime, piccole poesie e presentano difficoltà anche a livello della costruzione della frase, quindi magari non utilizzano correttamente preposizioni, articoli, non declinano correttamente il verbo col soggetto. E possono appunto avere problemi un po' di memoria in generale, memoria ovviamente lessicale o semantica. Poi ci possono essere delle difficoltà appunto nell'ambito motorio-prassico, quindi sono bimbi che hanno un disegno un po' immaturo, magari hanno difficoltà a livello di campitura, quindi colorare all'interno degli spazi, riconoscere delle figure geometriche. Quindi hanno una scarsa manualità fine, non so, infilare le perline in una cordicina, costruire una torre, oppure possono avere difficoltà uditive o visuospaziali, diciamo per uditive si intende la discriminazione di fonemi simili, di suoni simili e anche quello che noi definiamo abilità metafonologiche, ovvero il riconoscimento di sillabe uguali in parole diverse. Riconoscere che appunto il proprio nome, l'iniziale della lettera del proprio nome corrisponde anche alla lettera di un'altra parola. Quindi cominciano ad avere un approccio più analitico rispetto alle parole e al linguaggio. Quindi sono bimbi che hanno difficoltà su questo aspetto, ma hanno anche difficoltà a fare giochi come labirinti, riconoscere differenze tra figure. Queste difficoltà appunto si modificano alla scuola elementare, alla scuola primaria. Non è vero. Ok. Allora, alla scuola primaria le difficoltà riguardano proprio l'apprendimento della lettoscrittura. Quindi, già nel primo ciclo di scuola primaria, i bimbi con difficoltà specifiche in lettura si presentano molto lenti nella decodifica, incerti nel riconoscimento delle sillabe, soprattutto sillabe uguali ma seculari, quindi grafemi che cambiano per direzione, non so, la bo e la do in sappato minuscolo.
quindi hanno uno scarso controllo appunto anche del significato di ciò che leggono. Impiegano talmente tanta energia nella decodifica che poi hanno difficoltà ad accedere al significato. In scrittura sono bimbi che non hanno un'autonomia nello scrivere, se non magari semplici parole. Possono avere difficoltà sia nel passare dal fonema, dal suono linguistico e tradurlo appunto nel corrispettivo grafema, ma anche nel rispettare le regole ortografiche. E anche nell'atto appunto grafomotorio, nella realizzazione grafica. Quindi sono bimbi che scrivono lenti, scrivono hanno una scrittura non fluente, e anche le lettere sono molto irregolari. E invece, dal punto di vista della matematica, sono bimbi che hanno difficoltà nel conteggio sia all'avanti che all'indietro, anche per numeri, il conteggio da 0 a 20, e hanno difficoltà anche a operare con operazioni, all'interno del 10. Questo diciamo un po' nella scuola primaria e soprattutto nel primo ciclo. Crescendo, quindi andando alla scuola secondaria, queste difficoltà si modificano perché i bimbi comunque imparano a leggere, anche un bimbo dislessico o disortografico imparerà a leggere e a scrivere, però rimarrà comunque in lettura un bimbo poco fluente, un bimbo la cui velocità di lettura non gli permette di accedere e di studiare in maniera autonoma. Sono bimbi che hanno una scrittura poco leggibile. Spesso, sia da parte delle altre persone, quindi anche degli insegnanti, sia da parte di loro stessi. Hanno una scrittura ricca di errori, ma gli errori adesso si modificano, anche a livello di punteggiatura e di sintassi, quindi di costruzione della frase. A livello di linguaggio, sono bambini che rimangono, comunque con un linguaggio il più delle volte, molto, basilare, molto semplice. Non utilizzano termini specifici o hanno difficoltà a memorizzarli e a volte con parole nuove fanno anche errori di pronuncia. Nella quotidianità sono bimbi che hanno difficoltà a studiare, sono facilmente distraibili, quindi devono essere seguiti nei compiti a casa, hanno difficoltà a prendere appunti, a memorizzare e spesso possono presentare anche difficoltà nella coordinazione e nelle abilità motorie più in generale. Io ho concluso la mia parte. Domande? Quindi, se non ci sono domande o nell'attesa appunto di ricevere domande, intanto, se non lo avete già visto in chat, vi posso dire che le slide saranno disponibili. Vanno richieste a info@studicognitivi.net e vi verranno date. Io passerei subito, anche perché le domande le possiamo riservare per la fine dell'incontro, passerei immediatamente la parola alla dottoressa Francesca Burani che continuerà l'intervento. Buonasera a tutti, io sono Francesca Burani, una delle logopediste e cercherò di parlarvi brevemente di come si può fare una diagnosi e quindi di conseguenza una valutazione proprio per disturbo specifico dell'apprendimento. La valutazione, il percorso di valutazione si compone di tre fasi fondamentali. La prima sicuramente è la raccolta dell'anamnesi, quindi come primo passaggio diciamo è richiesto di capire chi abbiamo davanti, quindi chi è il bambino che abbiamo davanti. La raccolta dell'anamnesi si fa generalmente con i genitori, ovviamente, cercando di scoprire da loro, con loro, quali sono gli interessi del bambino, che cosa ama fare o che cosa amava fare, come fa le cose, ovviamente, no? Piuttosto che qual è il suo percorso scolastico, non soltanto rispetto al momento in cui avviene la valutazione, se per esempio si parla della scuola secondaria, ma anche rispetto a quello che è il suo vissuto, la scuola elementare, piuttosto che, visto che, come diceva prima Serena, i campanelli d'allarme partono fin dai primi anni di vita, fin dai primi anni di scuola, si va ad indagare anche quell'epoca insieme, ecco. Dopo questa prima raccolta dell'anamnesi, ci sono, diciamo, due fasi di valutazione. La prima fase è la valutazione cognitiva, mentre la seconda è quella degli apprendimenti. Entrambe le valutazioni si svolgono attraverso strumenti, attraverso test che sono validati
per l'età o per la classe frequentata, in particolare per quanto riguarda la valutazione cognitiva sull'età anagrafica del bambino, mentre la valutazione degli apprendimenti è riferita alla classe frequentata. Per quanto riguarda la valutazione cognitiva, è somministrata solitamente, anzi, è somministrata dallo psicologo, in alternativa eventualmente dal neuropsichiatra, non da noi logopediste, e ha come obiettivo quello di andare a indagare appunto le abilità intellettive in un certo senso del bambino. E, come diceva Serena, un bambino con un disturbo dell'apprendimento è per definizione un bambino intelligente, quindi questo è il motivo per cui in fase di valutazione degli apprendimenti si è richiesto anche a livello proprio normativo una valutazione rispetto al quoziente intellettivo. Quoziente intellettivo che viene indagato attraverso diversi indici specifici di funzionamento, la comprensione verbale, lo vedete qua poi, ragionamento visopercettivo, la memoria di lavoro, la velocità di elaborazione e in particolare nei bambini con disturbo specifico dell'apprendimento le cadute più frequenti sono appunto a carico delle funzioni esecutive. Funzioni esecutive che sono appunto l'attenzione, la pianificazione, inibire una risposta, la memoria di lavoro, la flessibilità, sono tutti quegli strumenti, diciamo, che ci servono nel momento in cui dobbiamo controllare qualcosa o essere flessibili su qualcosa. Solitamente un bambino con un disturbo specifico dell'apprendimento, non sempre, ma molto spesso, tende a cadere un pochino nei compiti che riguardano appunto le funzioni esecutive, in particolare nella memoria di lavoro, per esempio. Sono bambini che magari fanno fatica a mantenere in memoria uno stimolo per quel tempo necessario affinché venga poi elaborato e che serva appunto al suo scopo, no? Se per esempio sto scrivendo una parola, ho bisogno di ricordare i grafemi che vengono prima e i grafemi che vengono dopo, le lettere, no? Quelle prima e quelle dopo. Se la mia memoria di lavoro non è sufficientemente forte e magari sono un bambino in prima elementare, diventa un po' complesso poi riuscire a scrivere correttamente tutta la parola. La seconda fase, appunto, è quella della valutazione degli apprendimenti, valutazione degli apprendimenti su lettura, scrittura e matematica. Per quanto riguarda lettura e scrittura, la valutazione, la diagnosi può avvenire a partire da fine seconda elementare, non prima, mentre per quanto riguarda la matematica parte a fine terza elementare. Questo perché si dà al bambino la possibilità di avere tempo, gli si dà tempo per poter effettivamente raggiungere i suoi traguardi. Una buona esposizione gli si dà, no? Quindi si concede questo tempo per far sì che possa raggiungere tutte le sue competenze. Per quanto riguarda la lettura, si valutano la correttezza, quindi il numero di errori, la rapidità, quindi la velocità con cui il bambino legge e la comprensione, quindi una volta letto un testo, quanto il bambino è stato in grado di comprendere. Il testo ovviamente è letto da lui e non letto da qualcun altro, perché altrimenti lì entra in ballo una componente diversa. Per quanto riguarda la scrittura invece, si valutano anche qui la correttezza, quindi il numero di errori e anche per la lettura, ma a maggior ragione per la scrittura, il tipo di errori che il bambino commette. E la velocità, quindi quanto è rapido a scrivere, quanto è fluido, se invece è un movimento molto a scatti, e quanto è leggibile, quindi alla fine del suo elaborato c'è qualcun altro in grado di leggerlo, oltre a lui o a volte addirittura lui stesso. E infine, per quanto riguarda la matematica, si vanno a valutare questi tre ambiti che sono il senso del numero, quindi la conoscenza del numero, no? Di sapere dare un'etichetta a un determinato segno e a sapergli attribuire poi una quantità. Quindi io vedo il numero 3, so che si scrive in questo modo, ma so anche che equivale appunto a tre elementi, no? Che sono meno rispetto a 5, ma sono di più di 2. La capacità poi anche di sapersi muovere sulla linea dei numeri di conseguenza. Si valutano poi le abilità di calcolo, quindi la capacità del bambino di eseguire le semplici operazioni. Qui, grande, come dire, campanello d'allarme sono le tabelline, per esempio. Un bambino che fatica a memorizzare le tabelline è un bambino che, non tutti i bambini fanno fatica, ma sicuramente loro ci metteranno ancora più, avranno ancora più bisogno di tempo e eventualmente di strumenti che li possono supportare. Infine la risoluzione dei problemi, quindi davanti a un testo di un problema io sto a comprenderlo e poi sto a scegliere il corretto algoritmo per andare a risolverlo. In sede di valutazione, a volte,
può capitare, soprattutto all'interno della valutazione degli apprendimenti, ma in alcuni casi addirittura anche all'interno della valutazione cognitiva, può capitare che compaiano alcuni campanelli d'allarme che spingono chi in quel momento sta valutando il bambino a fare una valutazione più approfondita anche rispetto al linguaggio. In particolare mi viene in mente appunto per alcuni tipi di errore a livello di scrittura, no? Quindi per esempio quei bambini che invertono le lettere piuttosto che le sostituiscono, può essere un discorso di memoria nel non ricordare effettivamente qual è il grafema corretto, ma può anche essere un discorso più legato a un disturbo di linguaggio pregresso, così come per la comprensione del testo. Magari non riesco a comprendere perché sono troppo lento e faccio troppa fatica nel decodificare quello che c'è scritto, oppure io decodifico bene ma non riesco proprio a comprendere perché alcune strutture grammaticali non mi sono chiare, non mi sono mai state chiare magari. E quindi a quel punto il terapeuta può decidere di approfondire anche a livello di linguaggio. E, alla fine della valutazione, se ci sono i parametri stabiliti non da noi ma a livello nazionale, si può procedere ad una diagnosi per disturbo specifico dell'apprendimento. In Emilia-Romagna la diagnosi la fanno i servizi territoriali della neuropsichiatria oppure la fanno i centri privati. E a seguito della diagnosi si avvia quello che è il percorso di segnalazione scolastica, quindi quel foglio che consente ai bambini di avere tutta una serie di tutele nel momento in cui affrontano la scuola, la scolarizzazione. Sicuramente uno degli strumenti principali che viene di cui, come dire, causa della segnalazione è il piano didattico personalizzato, nel quale sono indicati gli strumenti compensativi e dispensativi che consentiranno al bambino di apprendere con tutti gli strumenti che gli possono essere necessari. Di questi vi parlerà meglio tra poco la dottoressa Nicoli comunque. E, infine, a seguito della diagnosi, ma in realtà anche prima della diagnosi, si può iniziare un percorso di trattamento. Il percorso di trattamento può partire in realtà già prima della diagnosi perché in alcuni casi, come dire, può essere un supporto per vedere se effettivamente il bambino non ha bisogno solamente di una spintina in più, diciamo, o se effettivamente ci sono delle difficoltà, delle fragilità più importanti, come appunto quelle dei disturbi dell'apprendimento. Non vogliamo spiegarvi stasera com'è il trattamento, perché il trattamento è tarato su bambino, quindi in base agli errori che il bambino commette in fase di valutazione, ma anche in base alle cose che lui sa fare o che gli piace fare, si va a costruire il trattamento. Il trattamento che è sempre condiviso con la famiglia e molto molto spesso anche con la scuola. È un trattamento che viene revisionato negli obiettivi periodicamente e in base ai traguardi che vengono raggiunti si programmano nuovi obiettivi se necessario, altrimenti si interrompe pianificando eventualmente dei controlli. E quindi un trattamento che nel più del possibile ha una durata, non è un trattamento infinito. E, con questo io direi che ho concluso, quindi passo la parola alla dottoressa Nicoli. Se non ci sono domande, ovviamente. Stessa situazione di prima, se ci sono domande vi chiediamo di farle in questo momento usando il Q&A. Okay. Buonasera a tutti. Allora, ripendo un attimo quello che hanno già spiegato le colleghe. Allora, volevamo farvi vedere a livello legislativo quando sono stati riconosciuti i disturbi specifici dell'apprendimento come disturbi specifici che appunto, come hanno già detto la collega Burani e la collega Corradini, si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate e in assenza di patologie neurologiche o deficit sensoriali, ma che comunque possono costituire una limitazione importante ad alcune attività della vita quotidiana. Allora, la legge 170 è una legge che innanzitutto introduce tutta una normativa in materia di disturbi specifici dell'apprendimento. È una legge del 2010 che è stata poi, diciamo, completata da un decreto attuativo che è il numero 5669 del luglio 2011.
che inserisce appunto la possibilità, anzi decreta che i disturbi specifici dell'apprendimento per un apprendimento corretto devono fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi, come già accennavano un po' le colleghe, e di flessibilità didattica nel corso dei vari cicli di formazione. Cicli di formazione che partono dalla scuola primaria, dove inizialmente iniziamo comunque ad automatizzare certi apprendimenti relativi alla lettura, alla scrittura e al calcolo, e arrivano addirittura fino agli studi universitari. Volevo soffermarmi un pochino sopra che cosa sono questi strumenti dispensativi e compensativi. Allora, per strumenti dispensativi sono tutti quegli strumenti che agevolano l'alunno o il ragazzino, o addirittura anche i ragazzi più grandi che iniziano un percorso universitario, nel ricalibrare la fatica che fanno in base al loro specifico disturbo nell'apprendimento. Quindi dispensano l'alunno solitamente dal carico di lavoro in base alla difficoltà che emerge poi in fase di segnalazione, quindi dopo una valutazione e dopo una segnalazione con relazione di disturbo specifico dell'apprendimento. Qua vengono elencati alcuni per darvi un esempio. Per esempio, io ho scritto che come strumento dispensativo può esserci il fatto di privilegiare le verifiche orali rispetto alle verifiche scritte. Capite bene che un bambino con un disturbo specifico dell'apprendimento, magari che cade nella scrittura, sarà sicuramente più agevolato nella produzione orale invece che scrivere un tema, una verifica o fare comunque verifiche scritte. Quindi questo è un privilegiare un tipo di verifica rispetto che a un altro. Per interrogazioni programmate, che cos'è che facilitano? Facilitano il fatto che comunque per avere un apprendimento ottimale, il ragazzino, come tutti gli altri, ma un DSA ancora di più, deve organizzare il carico di lavoro e la fatica che mette a prendere quel carico di lavoro, sapendo bene quando verrà poi interrogato, magari in quella specifica materia. Solitamente per i gradi un po' più elevati, quindi la scuola secondaria, partendo dalle scuole secondarie, quindi la scuola secondaria di primo grado o la scuola secondaria di secondo grado, si aggiunge anche il fatto magari di non mettere più verifiche o più interrogazioni nello stesso giorno, in modo tale da equilibrare un po' il carico di studio. I tempi supplementari per lo svolgimento delle prove, anche questo, un ragazzino con disturbo specifico dell'apprendimento, magari con un, non so, facciamo un esempio, un compito di matematica, è ovvio che entrano in campo tante competenze che lo possono rallentare man mano che le richieste aumentano. Quindi rispetto agli altri alunni potrebbe avere bisogno di tempi un po' più prolungati per lo svolgimento delle prove. La dispensa dal corsivo l'ho messa perché è una cosa che succede molto spesso. Pensiamo ai bimbi che hanno difficoltà nella scrittura e che magari hanno qualche difficoltà nel tratto grafico, come dicevano prima le colleghe, magari non riescono a rileggere che cosa hanno scritto il loro pugno, oppure anche semplicemente l'insegnante fa fatica a correggere un tema scritto con una determinata grafia, quindi parliamo più di disgrafia in questo caso, e si può dispensare l'alunno dallo scrivere in corsivo e mantenere lo stampato. Passiamo invece agli strumenti compensativi. Gli strumenti compensativi sono tutti quegli ausili che, per fortuna, in questo momento la tecnologia ci mette a disposizione, che permettono di favorire l'apprendimento di questi bambini o di questi ragazzi. E soprattutto una cosa molto 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 importante è la promozione dell'autonomia.
se sono un ragazzino che ha difficoltà in lettura e devo imparare un testo di storia, è ovvio che non posso sempre avere al mio fianco una persona che legge per me, ma posso usufruire di un determinato ausilio tecnologico che lo fa per me e quindi sarò più autonomo di studiare da solo, ok? Quindi anche qua ho fatto qualche esempio, ho messo il registratore audio. Il registratore audio, per esempio, soprattutto nei gradi di scuola un po' più elevati, sto parlando delle scuole superiori o anche all'università, è ovvio che se un alunno e un ragazzo fa fatica a prendere appunti, con un registratore audio è più agevolato e può riascoltarsi tranquillamente la lezione a casa e apprendere un po' meglio. Il correttore ortografico, quindi semplicemente anche quello di Word va benissimo, nel senso che il correttore ortografico ci segnala o con la righetta rossa sotto che abbiamo sbagliato, quindi ci porta a mantenere l'attenzione, riconduce la nostra attenzione su una determinata parola che può contenere un errore. E diciamo che con il correttore ortografico si predilige più che la lineetta al di sotto della parola che segnala l'errore, direttamente il correttore ortografico che sostituisce già la parola, perché ce la rende più automatica come apprendimento. Una cosa molto importante, secondo me, sono sia il riconoscimento vocale che sia la sintesi vocale. Allora, la sintesi vocale permette di sostituire il testo di lettura. Sto sempre parlando magari di gradi più alti di scolarità, quindi dalle scuole medie si potrebbe già inserire un ausilio tecnologico di questo tipo. Quindi io ho detto al computer che scrive per me. Capiamo tutti quanti quanto possa essere funzionale e importante questo tipo di strumento, perché cercare di scrivere bene per un disgrafico e quindi in un modo intelligibile, anche se è quello strumento dispensativo dello stampato, diventa comunque un focalizzo l'attenzione sulla scrittura, meno sul contenuto e magari meno ancora sugli errori ortografici. Invece dettando mi tolgo via tutta la parte dell'errore magari ortografico, perché il computer attraverso un correttore mi corregge e posso tranquillamente concentrarmi sulla produzione del testo, quindi sul contenuto del testo, invece che sulla scrittura, scrivere bene, sullo scrivere senza errori e via dicendo. Stessa cosa per la sintesi vocale, può essere utilizzata anche tramite la calcolatrice, quindi se ho difficoltà nello scrivere i numeri perché magari mi confondo, perché magari non ho automatizzato tutto un pezzo di area matematica e quindi magari mi trovo anche ad avere dei numeri grandi, posso dettarli alla mia calcolatrice. E poi i programmi per mappe concettuali. Allora, i programmi per mappe concettuali non vengono utilizzati solo con i disturbi specifici dell'apprendimento, ma vengono utilizzati anche per un metodo di studio un po' per tutti gli alunni ormai, quindi ogni scuola tenta sempre di inserirle sempre di più, un po' perché appunto con l'ausilio tecnologico c'è un po' più motivazione da parte dell'alunno nell'apprendere e un po' perché appunto fissando i concetti rimangono più in memoria. Prima parlavamo di funzioni esecutive che prendevano in esame sia la modalità di pianificazione sia la modalità di trattenere in memoria e di apprendimento più in generale. Se io sono un alunno con DSA e ho un funzionamento cognitivo perché la neurobiologia mi ha dotato di questo, quindi dove faccio un pochettino più fatica con le funzioni esecutive, diciamo che segnando attraverso le mappe le cose essenziali posso accedere più velocemente alla memoria. Quindi ho la mappa sotto e delle parole chiave che
mi fanno accedere più velocemente a quel cassettino dove ho dentro il contenuto. E, le mappe concettuali, diciamo che possono essere anche utilizzate per le verifiche scritte, nel senso, non magari la mappa concettuale con tutta quanta il riassunto rispetto a una sua storia piuttosto che a geografia, ma mappe concettuali, come dicevo prima, proprio con parole chiavi. Allora, strumenti compensativi e strumenti dispensativi solitamente vengono suggeriti ad hoc in base al disturbo dell'apprendimento e alla segnalazione che viene fatta del disturbo dell'apprendimento. Quando la valutazione è finita e c'è una riconsegna da parte dello psicologo e del logopedista rispetto alla testistica, in fondo alla relazione solitamente vengono indicati gli strumenti compensativi e gli strumenti dispensativi ad hoc per quel ragazzino e per quell'alunno specifico. Volevo fermarmi un attimo a parlare del ruolo del tutor DSA. Allora, rispetto al... abbiamo parlato di potenziamento, quindi di un riabilitare la lettoscrittura. Adesso vorrei parlare di questa figura che è entrata un po' negli ultimi anni, che è il tutor DSA. Chi è il tutor DSA? Il tutor DSA è un operatore formato nell'ambito dei disturbi dell'apprendimento che lavora a domicilio oppure all'interno di associazioni, può essere un tutor privato, quindi può lavorare sia a scuola, sia a casa, sia in studio privato, o addirittura qualche scuola ha iniziato alcuni progetti di tutoraggio per proprio gli alunni di DSA durante in sede scolastica, quindi negli ambienti scolastici, per favorire l'apprendimento in questi alunni. Che cosa fa il tutor DSA? Allora, il tutor DSA permette di scoprire insieme al ragazzino e imparare qual è il metodo di studio più adatto a quello specifico ragazzino con quello specifico disturbo specifico dell'apprendimento. E, quindi il ruolo è di far apprendere un metodo di studio e trovare un metodo di studio ad hoc per quel ragazzino. Motivare all'utilizzo degli strumenti compensativi, perché noi adesso abbiamo parlato anche di diagnosi e di segnalazione, però non sempre arrivano diagnosi e segnalazioni nel primo grado della scuola primaria, ma arrivano anche delle diagnosi un po' più tardive, per esempio in età puberale, prepuberale e anche in adolescenza possono essere fatte delle diagnosi in questo senso, perché diciamo che il disturbo può influire in vari modi sull'apprendimento, quindi uno se ne può accorgere anche un po' più avanti. Cosa succede? Se io presento a un ragazzino uno strumento da portare a scuola, ok, davanti a tutti i compagni, e che mi fa sentire diverso, quindi entra in gioco poi anche la parte emotiva, e diciamo che forse lo lascio a casa dentro il cassetto. Il problema di lasciarlo a casa dentro il cassetto è che io farò più fatica degli altri durante la lezione e più fatica ad apprendere. Quindi un po' il ruolo del tutor di DSA è quello di motivare l'alunno e anche insegnargli come si utilizzano gli strumenti, perché alcuni strumenti sono semplici, però anche semplicemente imparare a fare una mappa concettuale per un ragazzino delle medie o per un ragazzino delle elementari non è così scontato. E, tutto questo per comunque sempre promuovere l'autonomia dello studio. Ok, abbiamo accennato già appena appena alla componente più di tipo emotivo. E volevamo fermarci brevemente su questa cosa perché oltre appunto il disturbo dell'apprendimento e quindi questa difficoltà ad automatizzare la lettoscrittura o il calcolo,
questa difficoltà, quando emerge, porta con sé comunque vissuti di frustrazione, nel senso che il bimbo o il ragazzino riesce meno degli altri nell'apprendimento. Quindi può ricadere appunto su una frustrazione, uno scarso comunque senso, un senso di inadeguatezza, una scarsa efficacia percepita rispetto allo svolgimento dei compiti, piuttosto che al confronto, no? Con gli altri, cioè gli altri sono più veloci, gli altri sono più bravi, gli altri, il famoso un po', ci arrivo prima. E quindi tutto questo può andare a influenzare la maggior parte delle volte l'autostima, quindi abbassandola. Diciamo che una diagnosi precoce, quindi una segnalazione precoce, riduce il tempo della frustrazione, mi viene da dire, quindi può prevenire queste emozioni, diciamo abbassandole, nel senso che molto spesso cosa succede? Quando si fa diagnosi o comunque si fa una segnalazione di DSA, mi viene in mente, non so, nella scuola secondaria di primo grado, molte volte cioè, i ragazzini se lo chiedono, ma perché io sono più lento degli altri? E quando si dà un nome un po' a questo perché e gli si spiega bene che comunque è un ragazzino intelligente, che ha solo più difficoltà nell'automatizzare certe cose e che si può fare qualcosa anche per questo, lì a volte succede che insomma si tira un bel sospiro di sollievo, quindi anche a livello emotivo ci si rilassa un po' di più. A volte però purtroppo non succede così. E quindi cosa succede? Si entra in quel circolo che è un po' quel circolo che viene iniziato appunto da queste fragilità specifiche e si autorigenera in tutti i circoli. Quindi la fragilità specifica che porta a minori probabilità di successo prima dell'intervento, di cui abbiamo già parlato in precedenza, un abbassamento dell'autostima che porta, ma chi me lo fa fare? Nel senso, cosa sto lì, mi metto così tanto, faccio così tanta fatica per avere dei risultati minimi, cosa faccio? Non lo faccio, sto parlando per esempio dei compiti a casa. Quindi, minor motivazione, una tendenza all'evitamento, con reazioni di passività, non lo so, mi viene in mente tanto non c'è niente da fare, non ci riuscirò mai, o reazioni di aggressività dovute poi alla frustrazione di cui parlavamo prima. Cosa succede? Succede che aumentano di nuovo le lacune e aumenta il divario tra alunno e alunno e ritorniamo a richiudere il circolo. Interventi per cercare di evitare questo autorigenerarsi, no? Che comporta sempre un maggior abbassamento dell'autostima, e diciamo che sono degli interventi più di tipo psicologico e proprio sul vissuto emotivo. Esistono anche proprio dei gruppi che si occupano di ragazzini con DSA che si mettono a confronto e spiegano un po' come vivono loro le loro fragilità, che sono fragilità anche tutte diverse e con intensità diversa. Ok. Avevamo pensato che questo che vi abbiamo un po' spiegato è l'iter normale, quindi di segnalazione, di che cosa facciamo se abbiamo una segnalazione di questo tipo e come ci dobbiamo muovere con la scuola e con i nostri ragazzini o bimbetti che hanno una segnalazione di DSA. Ovviamente adesso stiamo vivendo un periodo storico un po' particolare, quindi volevamo anche darvi delle indicazioni su come adesso si effettuano o le segnalazioni o i trattamenti, gli interventi sui disturbi specifici dell'apprendimento. Quindi, il DSA al tempo del Covid. Allora, per quanto riguarda la valutazione, come diceva prima la dottoressa Burani, possiamo avere due alternative, una valutazione sul servizio pubblico e una valutazione sul servizio privato. Valutazione del servizio pubblico nella regione Emilia-Romagna
in questo momento a Modena hanno riaperto le neuropsichiatrie infantili e quindi diciamo che si può procedere in tal senso. Nella valutazione del servizio privato abbiamo già un'attivazione rispetto a questa cosa. Forse l'unica domanda è quella di dire ok, noi soprattutto mi viene da dire in quella fase di segnalazione precoce, quindi seconda elementare, quindi seconda scuola primaria, terza scuola primaria, sono comunque dei bimbetti che hanno sì fatto lezione per 3 mesi in video lezione, però probabilmente non sono stati stimolati come noi siamo soliti sapere. Quindi sulle prime diagnosi forse lascerei il punto di domanda, però bisogna sapere che comunque le valutazioni sul servizio pubblico e sul servizio privato sono riaperte. E una cosa secondo me che è importante sapere è che le segnalazioni, indipendentemente dal Covid, ogni grado di scuola vanno rinnovate. Quindi al passaggio dalla quinta scuola primaria al passaggio alla prima media, la prima scuola alla prima media, bisogna tornare a fare la valutazione, ok? Sia al passaggio dalla scuola media che alla scuola superiore, quindi al cambio di grado e poi alla scuola superiore e all'università. E al cambio di grado bisogna rifare la valutazione. Attualmente, invece, al tempo del Covid, queste segnalazioni nella regione Emilia-Romagna, sto parlando perché probabilmente a livello regionale le cose sono diverse da regione a regione, e attualmente si è dato uno stop per le valutazioni di passaggio di grado e si sono rinviate all'anno successivo. Quindi chi passa dalla scuola primaria alla scuola secondaria può mantenere la relazione, la segnalazione già effettuata alla scuola primaria per il primo anno di scuola media, solo esclusivamente adesso in questo momento di emergenza sanitaria. Per quanto riguarda invece il potenziamento e il tutoraggio, diciamo che questi non si sono mai fermati, nel senso che la cosa che abbiamo anche riscoperto, no, con questa emergenza è anche riscoperto o scoperto, perché qualcuno l'ha anche scoperto, parlo anche di me, dell'utilizzo degli strumenti, quindi la teleriabilitazione. Quindi teleriabilitazione con potenziamento sulla lettoscrittura e il calcolo e tutoraggio hanno comunque continuato ad esserci attraverso appunto l'utilizzo del computer, le varie piattaforme, per esempio quella che stiamo utilizzando anche adesso con la condivisione dello schermo, mantenendo comunque l'efficacia dei vari trattamenti. Vi ringraziamo per l'attenzione. Benissimo, allora riprendo la parola io e cerchiamo di rispondere alle domande che nel frattempo sono arrivate, quindi chiamerò le colleghe a rispetto agli argomenti specifici che hanno trattato. Allora, intanto, visto che appunto una di queste domande riguarda nello specifico anche le mie competenze, ne approfitto per rispondere. Qualcuno ci chiede come è possibile aiutare il genitore nel gestire lo stress legato alla fatica di seguire il figlio nei compiti. Allora, questo è un argomento in realtà molto denso e in particolare credo che sia di attualità perché ci siamo trovati tutti come genitori di fronte a una situazione assolutamente anomala. Chi ha figli molto piccoli nella fase delle scuole elementari si è trovato in questo periodo a fare da insegnante, da educatore, stimolare il figlio nei compiti, a tentare di tenere alta motivazione, a spiegargli che comunque non eravamo in vacanza ma tenuti a continuare un certo programma, con anche tutte poi
le tensioni rispetto alla scuola, perché da parte nostra come genitori, da parte dei bambini ci sono, c'erano delle aspettative, le insegnanti delle altre, insomma, quindi è stato sicuramente un momento particolarmente delicato. Per chi invece ha figli nella fase delle medie, il discorso è leggermente diverso, perché li abbiamo ritrovati o trovati o sono, dovrebbero essere un pochino più autonomi, ma questa nuova modalità ha messo a dura prova anche i ragazzini, che generalmente sono molto motivati, quindi ci siamo trovati ad intervenire in una fase d'età in cui poi trovare la collaborazione, la cooperazione, insomma, dei figli non è stato affatto banale. Per cui molto spesso ci siamo confrontati anche con delle modalità o dei comportamenti dei ragazzi abbastanza inaspettati. Alle scuole superiori si presuppone, insomma, che il tema motivazione sia ancora un tema, rispetto allo studio, sia ancora un tema centrale. Sicuramente l'intervento dei genitori rispetto alla gestione della scuola potrebbe essere meno indispensabile, o quantomeno non più utile ora rispetto a una fase, diciamo, di percorso scolastico, tra virgolette, normale, come quella che abbiamo vissuto fino a pochi mesi fa. Allora, tra l'altro, insomma, quando ci si impegna a seguire i propri figli nei compiti, nella scuola, spesso diventa quell'ambito, l'ambito scolastico, un grosso motivo di conflitto, che appesantisce moltissimo il rapporto genitori-figli, indipendentemente, insomma, dall'essere una condizione straordinaria come questa. E molto spesso il fatto di sostenerli, di aiutarli, di stimolarli continuamente nei compiti fa sì che la responsabilità della scuola passi automaticamente dal figlio al genitore. Chiaramente questo apre anche una serie di riflessioni legate al bisogno, no, di un genitore di vedere il proprio figlio, tra virgolette, performare a scuola, perché diventa anche a volte motivo di timore, di giudizio negativo da parte di un genitore qualora il figlio non si mostri in grado di assumersi le responsabilità scolastiche. Quindi non è in effetti facile, no? Calibrare o comunque tollerare lo stress dell'essere genitori coinvolti nella gestione della scuola. Il consiglio che noi diamo sempre è quello di lasciare il più possibile autonomi i bambini, che poi diventano ragazzi, e di delegare sempre più la scuola a loro. Questo perché arriverà comunque un momento in cui non saremo più in grado di seguirli, e poi perché diventa anche un modo per loro per misurarsi davvero con le loro capacità, per sentire che riescono ad affrontare anche ostacoli in autonomia, e in aggiunta tuteliamo, e questa è la cosa più importante, tuteliamo il nostro rapporto con i nostri figli, che spesso invece si concentra attorno al ruolo della scuola, e questa conflittualità, questa dinamica tra genitori e figli rispetto all'argomento scuola diventa talmente pervasiva che caratterizza in maniera totalitaria la relazione con il nostro figlio. Quindi il nostro consiglio è sempre quello di lasciare i nostri figli in autonomia. Chiaro che questo significa, nei limiti ovviamente, chiaro che questo significa anche poi correre dei rischi, no? Spesso si consiglia ai genitori di magari accordarsi con gli insegnanti quando si decide di lasciarli più autonomi, quindi più liberi di autogestirsi. Magari ci si accorda con gli insegnanti e lo si comunica anche a loro, in maniera tale che se ci sono delle
cadute da un punto di vista del rendimento, poi queste cadute siano spiegate dentro a un come normali o naturali dentro a un percorso, insomma, di responsabilizzazione dei ragazzi, insomma, rispetto agli apprendimenti scolastici. Molto spesso gli insegnanti ci aiutano in questo compito, nel senso che come professionisti, anche come genitori, spesso incontriamo insegnanti che dicono appunto della scuola ci occupiamo noi e quindi ci facilitano, no? In un certo senso. Talvolta invece non è così e quindi a maggior ragione non è così in questa fase storica. E quindi è ovvio che diventa difficile, no? Dosare le nostre forze, tenerci ai margini o intervenire. Diciamo che dobbiamo forse anche accettare il fatto che ci siano delle fasi in cui la motivazione dei bambini e dei ragazzi cade molto e comunque resta che se il conflitto riferito alla scuola e alla gestione dei compiti è alto, questo comporta molto spesso il decadere della motivazione dei ragazzi. Quindi alla fine il sostenerli, che è fatto chiaramente a fin di bene, quindi con una motivazione, uno scopo decisamente positivo, risulta anche dannoso per loro. Quindi cerchiamo chiaramente, noi suggeriamo sempre di cercare di contenere o di limitare questo aiuto proprio alle situazioni in cui sono i bambini o i ragazzi a richiederlo. Poi chiedo invece alla collega Corradini di rispondere a questa domanda che ci è arrivata, vi chiedo solo un attimo che la rileggo, che ci è arrivata su Q&A, ovvero c'è una partecipante che riferisce questa situazione. Seguo nei compiti un bambino con disturbo attentivo. Da quando ho cambiato il quaderno con righe grandi ha una scrittura più grossolana e disordinata. Posso suggerire alle maestre di mantenere il quaderno con le righe strette? Allora io lascio la parola alla collega e poi ritorno per le altre domande. Sì, dunque, riguarda la domanda su appunto questo ragazzino. Dunque, in generale è fondamentale confrontarsi con le insegnanti, sempre e comunque, anche per capire le loro motivazioni sul fatto di utilizzare un quaderno con righe, diciamo, più larghe. Nel caso specifico il genitore può proporre agli insegnanti appunto un quaderno a righe più piccole vista la difficoltà che ha riscontrato nel proprio figlio. Ma in generale i bambini che presentano difficoltà grafomotorie, per questi bimbi sono utili i quaderni con i margini ben segnati e anche magari un punto di inizio in ogni riga. Per avere appunto un'indicazione, questo per bimbi non solo con un disturbo attentivo ma con un disturbo visuospaziale. Un altro consiglio potrebbe essere l'utilizzo anche dei quaderni cosiddetti speciali dove le righe nel quale il bimbo deve scrivere sono evidenziate con un colore differente. Ma fondamentale confrontarsi sempre con gli insegnanti e avere un buon rapporto appunto con loro per capire le loro motivazioni. Perfetto, allora procediamo con le domande. Anzi, prima leggevo un commento rispetto alla mia risposta. Spesso succede, era appunto un commento, che i genitori appunto sostengono che i figli, se non sollecitati, non farebbero mai i compiti. Questo è un problema, no? Abbiamo appunto cercato di impostare questo incontro proprio per questo, no? Per cercare di capire se la demotivazione può essere conseguenza di una difficoltà specifica o se invece la demotivazione ha
basi diverse, no? Allora, spesso troviamo dei ragazzini che pur non avendo, cioè, già in fase medie, superiori, pur non avendo delle grosse difficoltà da un punto di vista degli apprendimenti, anzi, hanno avuto un percorso scolastico parecchio travagliato e hanno maturato di se stessi un'idea parecchio negativa, no? E quindi una sensazione, in quanto studenti intendo, e ovviamente un'idea negativa di sé in quanto studenti, in una fase così delicata, significa anche un'idea negativa di sé come ragazzi, no? Cioè, chiaramente l'identità, i ruoli sono vari, no? L'identità è una sola, quindi se il ruolo di studente che copre l'80%, magari un po' meno, però dell'impegno di un ragazzo vacilla, è chiaro che vacilla in maniera anche totale la stima di sé. Quindi dicevo, troviamo ragazzi che arrivano da percorsi, no? Di studio magari faticosi e sono parecchio, no? In difficoltà a mettere energie in questo compito, nel compito scolastico, perché si aspettano comunque il fallimento. E quindi è chiaro che come genitori, no? Siamo tenuti a stimolarli. E il rischio infatti che diano già per scontato di non riuscire, ci aggiungiamo la pigrizia, soprattutto in fase preadolescenziale e adolescenziale, anche legata a un momento particolare di crescita, allo sviluppo ormonale, che sposta l'interesse soprattutto dell'adolescente verso tutt'altro, e tutt'altro che non è sicuramente la scuola. Per cui è ovvio che il genitore si sente, e è tenuto anche, si sente in dovere, no? Di intervenire e di forzare, di tentare di fare di tutto per motivare. Resta però il fatto che probabilmente questo atteggiamento così... propositivo, impositivo, continuerà a delegare la responsabilità della scuola al genitore, non metterà mai il ragazzo in grado di esporsi in prima persona. Io credo che se ci si dovesse trovare in una situazione del genere, che non è peraltro neppure rara, credo che si debba lavorare, qualora ci siano le condizioni, insomma, con gli insegnanti per rafforzare il ragazzo in questo senso. E comunque, da ultimo, se un ragazzo non svolge i compiti, io credo che si debba confrontare a scuola con gli insegnanti. Possiamo cercare di compensare noi facendo qualcosa, eccetera, ma non lo aiutiamo, non lo rafforziamo in questo senso. Allora, adesso chiedo invece alla collega Nicoli di rispondere a queste due domande. Al cambio di grado scolastico, quindi, va rifatta la valutazione oppure la certificazione è valida per 3 anni? E questa è la prima domanda. La seconda, invece, Sara, è la seguente. In Emilia-Romagna la diagnosi eseguita in centri privati deve essere svolta da un'equipe psicologo, neuropsichiatra, logopedista o basta lo psicologo? E ha validità nelle scuole per il PDP o deve essere prima convalidata dal servizio pubblico? Allora, io passo la parola alla collega Nicoli. Ok, eccomi. Allora, parto dalla prima domanda che era... Allora, no, parto dalla seconda domanda, che era quella della validazione. Allora, in Emilia-Romagna possono effettuare la valutazione i centri privati e può essere fatta anche solo esclusivamente da uno psicologo e se non lavora in equip, quindi non serve il neuropsichiatra e se la valutazione viene fatta all'interno di un centro privato, quindi o da uno psicologo privato, successivamente
si passerà alla validazione in ASL. Per la validazione in ASL, provincia e provincia, diciamo, cambiano un po' metodologia, nel senso, vi faccio un esempio, nella provincia di Reggio Emilia i genitori devono portare in neuropsichiatria infantile la relazione fatta dal privato, che poi verrà validata da una commissione che si riunisce una volta al mese più o meno, e poi la relazione verrà appunto portata a scuola, cioè la validazione arriverà a scuola. Invece, per esempio, nella provincia di Modena è lo psicologo che invia in neuropsichiatria infantile la relazione, che poi verrà validata. Una cosa secondo me importante da dire è che appunto in Emilia Romagna, appena anche un privato fa una segnalazione di DSA, una copia della relazione va portata in segreteria presso il plesso scolastico, e da lì entrerà subito in vigore. Poi la successiva validazione arriverà dopo. Quindi, appena viene stilata la relazione, il privato la consegna al genitore, fa una restituzione, e non è che c'è da attendere il riunirsi della commissione per poi utilizzare strumenti compensativi o dispensativi, ma appena la scuola ha la relazione, la relazione anche del privato può già iniziare a utilizzare, anzi deve, ok? In attesa poi che arrivi anche la validazione della neuropsichiatria pubblica. Non so se mi sono spiegata bene. Invece per la prima domanda, che è sul passaggio di grado, allora solitamente la rivalutazione non va fatta ogni 3 anni, va fatta solo al passaggio di grado, ok? Quindi quinta elementare, prima media, riporto il mio bimbetto, il mio ragazzino, a fare la valutazione di nuovo per entrare in un altro grado di scuola. Terza media, prima superiore, lì c'è un passaggio di 3 anni, quindi rifaccio una valutazione per quel passaggio di grado, e quindi superiore, università. Questo. Diciamo che adesso, per quest'anno, questa cosa del passaggio di grado in grado verrà rinviata semplicemente all'anno prossimo per l'emergenza che c'è stata a livello sanitario. Spero di essere stata chiara. Perfetto, allora abbiamo una ulteriore domanda e chiedo appunto alla dottoressa Corradini di risponderci. Quale quaderno sarebbe più adatto per una prima? Quello con i righi di quinta dovrebbe essere il migliore, secondo lei? In prima elementare, innanzitutto, il carattere che viene presentato è lo stampato maiuscolo, per cui il quaderno privilegiato sarebbe un quaderno a quadretti da 1 centimetro, in modo che ogni quadretto corrisponda a un grafema, a una lettera. Però alcune scuole, alcuni insegnanti usano comunque il quaderno a righe di quinta. La larghezza è identica, perché comunque è 1 centimetro, ma quelli a quadretti appunto danno proprio la dimensione di ogni singolo grafema, per cui per le prime paroline in cui c'è proprio la corrispondenza fonema-grafema è molto utile, perché il bimbo si orienta, e si può anche lasciare un quadretto vuoto di spazio per appunto delimitare le varie parole. Poi però lì insomma scelgono gli insegnanti, ma noi consigliamo questo, il quaderno appunto a quadretti da 1 centimetro. Benissimo, grazie Serena. Noi non abbiamo altre domande, quindi se non arrivano in questo momento, noi vi ringraziamo per l'attenzione. Vi ribadisco di nuovo che qualora aveste bisogno, voglia, insomma, di avere le slide, le potete richiedere o a info@studicognitivi.net o ancora più direttamente a modena@studicognitivi.net, e potrete averle senza problemi. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo buona serata. Speriamo chiaramente di avervi dato qualche elemento in più per riflettere su questo
complesso tema della gestione dei compiti dei nostri figli o dei nostri alunni, insomma. Grazie, buona serata.